Mister, un buon test contro il Torgiano, una vittoria per 9-1. Quale risposte ha avuto alla sua squadra? Ma in linea un pochino con le aspettative, in linea con quelle che erano state le partite precedenti, quindi un buon approccio, diciamo, mentale, fisico e anche tattico alla partita, diverse belle realizzazioni e quindi sono soddisfatto. È chiaro che da adesso in poi inizieremo una settimana dove il nostro obiettivo sarà il Como e quindi di conseguenza inizierà la prima settimana vera di fronte al primo obiettivo vero della stagione. Benissimo l'attacco, ovviamente la difesa invece come ha risposto? Ma no, è chiaro che poi sono partite in cui sei impegnato relativamente, quindi il rischio di essere deconcentrato nei difensori c'è, però insomma, tranne qualche piccolo errore, poi il resto, insomma, la squadra anche in difesa, centrocampo, ha fatto quello che io avevo chiesto. Un bilancio di questi primi 2 giorni, 3 giorni a Norcia dopo quei 15 giorni, quelle 2 settimane in Trentino invece? No, beh, stiamo sviluppando il lavoro che abbiamo iniziato in Trentino. Le strutture sono ottime, quindi abbiamo 3 campi di allenamento, una palestra di ottimo livello, quindi ci sono tutti i presupposti per poter lavorare come volevamo, anche il clima non è caldo e questo ci aiuta, ecco, a prepararci bene per il campionato. Però in questo caso anche gli obiettivi sono due, il campionato e la partita di Coppa Italia. Quindi veramente stiamo bene come logistica. Appunto, quella partita di Coppa Italia sarà il primo praticamente obiettivo stagionale. Come arriverà il Trapani a questa partita e se ha già qualche notizia sul com? No, beh, è chiaro, come arriveremo lo vedremo tutti, lo vedranno anche i nostri tifosi quel giorno, insomma. È chiaro che c'è voglia, io desidero nella maniera più assoluta che ci sia consapevolezza dell'evento, perché noi giochiamo in casa contro una nostra pari categoria, quindi abbiamo voglia di passare il turno e incontreremo comunque un avversario del nostro campionato, quindi di conseguenza sappiamo a che tipo di difficoltà andremo incontro. Quindi vorremmo regalare la prima soddisfazione ai tifosi, però abbiamo ovviamente anche non solo il rispetto, anche la consapevolezza che l'avversario che incontreremo, a differenza di altre squadre di Serie B che incontrano squadre di Lega Pro, noi incontreremo una squadra di Serie B e già di per sé è una piccola difficoltà in più.